Giochiamo finalmente. Ah, io giochiamo? Sì. Siamo qua per questo? Siamo anche qua per questo. Io avevo detto che avrei fatto un po' di chiacchieratine perché sono 4 giorni che non ero in streaming. Quindi avevo un paio di cose di cui parlare. Nel weekend non ho fatto molto, devo essere onesta. Ho visto Chiara ieri, ho giocato a D&D e... nel weekend ho... No, ho giocato un po' a Zelda. Ho lavorato, sto finendo Disney di League of Legends, raga. Che mi sta venendo benissimo, sono contentissima. Sì, grazie, io e l'Erica, molto volentieri. Stanca, sono appena tornata da lavoro e devo prepararmi per andare a lezione. Lezione di cosa? Oh, Gabri, sì. Allora, anche oggi finirò la live un po' prima, tipo alle 7. Avvocato time. Siamo pronti con la modalità studio, una cosina alla volta. La chat la metto da questa parte. Tu ti vuoi vedere qua, qua, così ti guardi. E la luce, la musica spenta. E dovrebbe andare l'audio. Un triste addio, parte 1, indagine 1 di 2. Oh mio Dio, con parte 1 si intende che questo sarà il caso più lungo? Non è che forse è l'ultimo caso? Allora, un triste addio mi sa di molto serio. No, no, secondo me sarà un felice, un caso felice. Un triste addio. Vabbè, ma... No, ma... un gatto su un camion dell'UPS, in fondo. Un felice addio. Doppiaggio. Buona lezione di doppiaggio. Momento che sarà di chi sarà il gran primo di quest'anno? Chi sarà il nostro eroe degli eroi? Ah, parti così, perfetto. Ninja chitarrone, capitano Saipan dall'incantevole esotropicale di Saipan. Sono ansiosi di vincere l'ero globale Onyankopon. Ma che è su? Ma cos'è? Sono persone vere? Quello è un six pack. Ora il vincitore del terzo gran premio annuale, eroe degli eroi. Sono io! Cosa? Ma è tornato Samurai Jack! Ma guarda chi c'è! Il samurai di Nike! Di Nike! Peccato, ninja chitarroni! Anche qui io sto capendo niente! Cosa sta succedendo? Stiamo guardando la TV? Cosa è successo? Il samurai d'acciaio! 20 marzo 10:42, Hotel Gatewater Salone. Ma che inizio confusionario. Allora, non... è passato dall'acciaio al nickel, è passato dal samurai al ninja. Questa cosa, la vita, l'ho amato e odiato. Molto bene. Con un inizio molto confusionario, facciamo partire ufficialmente il quarto caso di Saturn Justice for All. Wow, sì! Hai sentito, Nick? Il samurai di nickel! Ce la fa Nietzsche, nickel, nickel? Ok, non è Nietzsche il... grande, grande Nietzsche. Già, indubbiamente sono vecchio per queste cose. Non ci si sente. Oh, non è lui, l'apparissiano. Ah, sono davvero contento per lui, ha tenuto alto l'onore della serie. È l'attore che stava... è, quel... è l'enorme samurai d'acciaio che era stato quasi accusato di omicidio. Proprio lui. Ma guarda che carino. Quindi quel tipo che tutti stanno acclamando è stato lui a vincere? Sì, vabbè, per le basi. Certo! Sai di chi stiamo parlando, vero Perli? Il samurai di nickel. No, io la domenica guardo solo il teatrino dei bambini su quel canale educativo. D'ora in avanti dovrai vedere il samurai di nickel, ok? Tutti i bambini lo guardano. Anche a lei piace questo samurai di nickel, signor Nick? Ah, lascia perdere, Nick. Ormai è un vecchio bacucco, non guarda più queste cose. È vero, anche se il teatrino dei bambini mi piace un sacco. Ah. Ehi, Nick, non ti facevo così bambinone. Signor Nick, lei è un adulto, non può guardare queste cose. Deve comportarsi come quelli della sua età e interessarsi alle cose da grandi. È molto importante. Oh, lascialo respirare, Perli. Ho fatto davvero bene invitarvi alla premiazione. Cosa dici, Yuzam? Sono felice che vi stiate divertendo.
Ah, per me è come vivere un sogno. Peccato per il ninja chitarrone, però. Che ninja catarrone? L'anno scorso è stato battuto dalla principessa Rosa, la paladina di Little Old Tokyo. Pensavo che quest'anno non avrebbe avuto rivali. Già. Ehi, ma il ninja catarrone non vi sembrava un po' diverso dal solito? Diverso? In che senso? Beh, non aveva con sé la sua chitarra rosso fiammante. Ehi, è vero. Di solito non si separa mai dalla sua chitarra. Attori, spesso si calano un po' troppo nella parte. Comunque, signor Powers, grazie mille per averci invitati alla serata. Oh, si figuri, volevo solo ringraziarvi per quello che avete fatto per me. Ehi, Nick, sbrighiamoci, dobbiamo andare nell'atrio. Presto inizierà l'esibizione del nuovo eroe degli eroi. Poi ci sarà una conferenza stampa, da quel che ho sentito. Una conferenza stampa? Il vincitore commenterà il suo trionfo al Gran Premio? Beh, non proprio. Pare che il samurai di Nickel debba fare una confessione. Una confessione? Sembra una cosa seria. Nick, svelto, non possiamo arrivare sempre per ultimi. Scusate. Quindi sono a una vera premiazione di attori che interpretano supereroi? Giusto? Ok, non mi sono persa nessuna cosa sottointesa. Perché io non capisco se no che cosa succede. Boh, magari per tutti è chiaro. Certo, io ero tutti tipo... sanno. Come fai a non sapere dell'annuale degli eroi? Del premio eroe degli eroi? E non mi hanno invitato. Come fai a non sapere? Ma da dove cazzo vivi? Sotto una roccia? Io non so niente, purtroppo. Però... l'importante degli Oscar. Madonna, dov'ero? Dove sono stata finora? Sì, signor Nick, siamo sempre in ritardo. Tutta fretta. L'esibizione inizierà solo tra 20 minuti. Signor Powers, dove siamo? Grazie per averci invitati alla serata. Ci sta una premiazione eroe degli eroi. No, chiaro, sgappi, ma la luna sta bene. E il tizio che aveva gli addominali era una persona vera. Non lo so. Grazie per averci invitato. Scusa, prego. Oh, si figuri. Mi sento a mio agio in posti come questo, quindi volevo un po' di compagnia. Ehi, signor Powers, che cosa ha fatto negli ultimi mesi? Lo show della principessa Rosa è finito il mese scorso. È stato un grande successo. Ora faccio un programma per bambini. Indosso una maschera da coniglio per tutto il tempo. Oh. Oh. Non mi scuserò mai abbastanza per i guai che le ho causato quella volta, signor Wright. Eroe degli eroi, poi Gattoni Awards e poi io... Gattoni is magic. Gattoni per sempre. Te l'ho mai fatto vedere? Ah sì. Mai? C'è il gatto con un sassofono. Bellissimo. È la mia sigla preferita di più di sempre. Ormai è acqua passata. Mettiamoci una pietra sopra. Giulia Will Powers, una star del cinema d'azione. Grazie mille, Phoenix Red, che ti spieghi da solo le cose. Si è fatto conoscere al grande pubblico nel ruolo del samurai d'acciaio. È stato il primo cliente che ho difeso insieme a Maya. Dall'aspetto non si direbbe, ma lei è davvero un bravo uomo. Non è vero, ha difeso prima Jerry, mi sembra. Ed è bravo conoscerlo per i bambini. Oh, grazie. Non posso credere che faranno un film con il samurai di Nickel come protagonista. Non posso crederci neanche io, ma per il motivo opposto. Il samurai d'acciaio... Ah, scusami, prego. Il samurai d'acciaio, la storia di un eroe impegnato in una lotta disperata contro il suo arcinemico, il giudice oscuro, nella città di Neo Old Tokyo. L'anno scorso hanno iniziato una nuova serie, il samurai di Nickel. Pare che i bambini ne vadano pazzi. A me sembra un plagio comunque, Polizia del copyright. Sono molto legato allo show del samurai d'acciaio, quindi spero che mi chiamino per un'apparizione in questa nuova serie. Già, sarebbe magnifico rivedere l'azione nello show. Magari in coppia con il nuovo attore, Matt Engard. È diventato una grande star. Matt Engard? Non sembra conoscerlo. Tutta la premessa dei teatrini di bambini non ti ha suggerito che forse... Quest'anno i samurai di Nickel e il ninja chitarrone si sfideranno al botteghino, ok? Ninja chitarrone? Chi sarebbe? Ninja chitarrone? Chi sarebbe questo ninja chitarrone? Larry, il samurai dei piedi di balsa, certo. Mi ricordo che il primissimo caso del primo Ace Attorney... Pensa Ace Attorney mentre pensa... È tutto contestualizzato, stiamo pensando al nostro primo caso. Fu Larry accusato di omicidio perché una tipa, era stato colpito con la statua che segnava il tempo. Bellissimo, mi piace un sacco quel caso. Comunque Ninja Chitarrone
ignoranza, è un eroe. Mi pare ovvio. Il suo simbolo è una chitarra rosso fiammante. Ninja con una chitarra rosso fiammante. Ma può funzionare? Già. Con una chitarra in mano e una bandana al collo vuole diventare una pop star. Perché c'è un cerbiatto, un coniglio? Perché c'è un panda attaccato a un corpo di procione? Ma quello è un panda! Ma che schifo di logo, ma che succede? Ma poi la chitarra manco elettrica! Ninja che diventa pop star! Madonna! Esatto, un ninja che diventa una pop star! C'è una grande rivalità tra loro due. Che figata, Guard Vanitas! Tra il samurai dei Global Studios e il ninja dei Worldwide Studios. Sono addirittura in onda alla stessa ora. Ho sentito che i due attori non vanno molto d'accordo. Engard, il samurai di Nickel, e il tizio che impersona in Jackie Tarrone. Voglio dire, il tizio. Matt Engard, il samurai di Nickel, che sia francese. Che cesso di concept, è un panda rosso, forse un procione. Ma non sembrava la faccia di un procione, vi giuro, sembrava proprio un panda.png, solo faccia. Sembra che ci sia molta competizione nel vostro mondo degli eroi. Può dirlo forte. Ok, allora... con l'animazione. Ciao Darkness, buon lavoro. Figlio del famoso pasticcere Ninja Ghitorrone. Giordio, voglio mille battute così, per favore. Allora, esaminiamo questo. Questo hotel è davvero lussuoso, forse anche troppo. Le decorazioni pacchiane sono al limite del cattivo gusto. E sia tutta opera di quel fattorino dell'anno scorso. Cosa? Questo è un hotel davvero di lusso, non c'è che dire. Non ho mai mangiato insalata di questo tipo! Vabbè, in vita sua ha mangiato solo verdure, non so cosa si è persa. Tranquilli, tutti gli avanzi finiranno nel mio insaziabile stomaco da sensitiva. Un pozzo senza fondo, Maya. Oh. Niente di più vero, Maya mangia anche più di me. Beh, per crescere ho bisogno di mangiare, no? Crescere? Ma quanto vuoi crescere ancora? Se questo è un sogno, allora non voglio svegliarmi. E avete visto quanti registi erano presenti alla cerimonia? Wow. Penso di non averne riconosciuto neanche uno. Neanche io. Nick, dovresti smetterla di accendere la TV solo per guardare il telegiornale. E poi dovrai accenderla ogni mattina alle 8 per il samurai di... Ogni mattina di domenica alle 8? Ma che orario è? Ok, Dia, dalla prossima settimana lo guarderemo insieme. Verrò a svegliarti un po' prima così non rischieremo di perdercelo. Diciamo alle 6. Lascia perdere, non mi sembra il caso. Ok. Corridoio. Capisco, capisco. Cos'è questo posto? Mi sembra di essere finito nel paese di Oz. Laggiù in fondo c'è un cartello che indica la toilette. Abbiamo un po' di tempo per guardarci attorno prima che inizi l'esibizione. Allora. Alle 6, Sofitair, giustamente. Al signor Engard, dallo staff dei Global Studios. Sarebbe bello se anche noi avvocati ricevessimo dei fiori con un biglietto del tipo al signor Wright, da tutti i clienti che ha salvato. Sì, ci sta. Ha ragione. Questi fiori sono molto più belli di quelli davanti all'altra stanza. Vediamo. Ragazzini, fan club, compagnie discografiche, impiegati, parenti. Portarsi a casa tutti questi fiori sarebbe alquanto difficile, se non impossibile. Questi fiori sono molto più belli di quelli davanti all'altra stanza. Ok, quindi fiori, porta, va bene, allora spostati. Non voglio esaminare troppo, niente. Vabbè, andiamo un po'. Esamina. Ogni stanza dell'hotel ha un bagno privato. Ma dato che qui si tengono molti eventi pubblici, ci sono dei bagni anche per chi non alloggia qui all'hotel. Proprio come me, e in ogni caso non potrei permettermi un posto così lussuoso. Poi c'è questo. Posso entrare in questa porta? Su un biglietto attaccato alla porta c'è scritto stanza di Matt Engard. Matt Engard, mi sono familiare. No, ora ricordo. Ma è una sua grande fan. Anzi, ne è quasi ossessionata. Ok. Basta, non c'è altro. Esamino questo. Su un biglietto attaccato alla porta c'è scritto stanza di Juan Corrida. Juan Corrida, proprio il nome della grande star. È un nome che ho già sentito da qualche parte, anche se non so davvero nulla su di lui. È lui la pop star! Lui è quello che suona! Ok.
Quello che fa... Sono un ninja! You're my wonder world. Madonna. Basta, non c'è altro. Sono solo nel corridoio, quindi... Ah, ok. Pare che l'esibizione inizierà a momenti. Ciao, Mr. Kirlo. Splendido, non vedo l'ora. Chissà se mostrerà la sua mossa speciale, il mega pugno di Nickel. Juan? Io sono più interessato alla conferenza stampa, a dire il vero. Parla della confessione che Samurai di Nickel farà dopo l'esibizione? Di cosa si tratta? Lei non sa niente, signor Powers? Io non sono più il Samurai d'acciaio, sono fuori dal giro ormai. Ah. Mi dispiace. Oh, allora verrete anche voi alla conferenza stampa? È ovvio! Allora prendete questi, sono dei pass per assistere alla conferenza. Verrete anche voi? No, senza quello! Allora prendeteli! Il pass per la conferenza stampa è stato inserito in gesto processuale. Grazie infinite. Bene, andiamo nell'atrio. Che bello, mi piace un sacco ballare con Emiliano. Si vibe. Credo che sia da questa parte, signor Nick. Ok. Nel nome della giustizia. Mamma mia, ok, andiamo a fare questa cosa. Dai, su. Atrio. E là, ma che hotel. Solo un hotel lussuoso come questo può avere un atrio così grande e sfarzoso. Ah, penso che l'esibizione si terrà proprio laggiù. Sembra... Scusa. Sembra che useranno un palcoscenico piuttosto piccolo. Oh, sono prontissimo a usare i miei superpoteri da samurai. Ma io è davvero emozionata, non sta più nella pelle. Attenzione, attenzione. L'esibizione del samurai di Nickel prevista per stasera viene annullata per cause di forza maggiore. Oh, cosa? Perché? Dai, non darmi i pizzicotti. Se non ci credi, pizzica il tuo di braccio. Vai, io identica di... Cosa? Oh, hai sentito? Ma che cazzo vuol dire questo? Chiediamo la collaborazione di tutti i presenti. Siete invitati a restare dove siete. Questa è una specifica richiesta della polizia. Ehi. Polizia? Cosa c'entra la polizia? Vuole che vada a informarmi su cosa sta succedendo? Ma sì, si avanza tempo. Aspetti, vengo con lei. Fermi dove siete. Voi due, non avete sentito l'annuncio? Hanno appena detto che nessuno deve muoversi. È lui. È lui. I giovani d'oggi non ascoltano mai quando gli altri parlano. Ma in che mondo viviamo? L'altro giorno, per esempio, c'era un piccolo che porta fuori uso, poi ecco che arriva un giovinastro che poteva entrare al ponte. Io ho detto che il ponte era troppo pericoloso da usare, ma lui niente, ha detto che avrebbe combinato lunga parte interna del ponte, visto che solo la parte esterna quella pericolosa. Diceva sul serio, non voleva proprio saperne. Bene, allora l'ho lasciato andare, dandogli una spintarella quando mi passò di fianco. Ah, i giovani d'oggi. Questa parlantina. Che sia... Oh, cacchio! Oh, cacchio, è la tipa del... No! Cosa volete, saputelli? Ci conosciamo? Aspetta, tu sei Powers, vero? Sì. Guardo ciò che è successo quella volta. Niente nomination quest'anno, vero? Oh già, ora fai quello show per bambini, quello in cui cerchi di essere simpatico. Ah, sì, quello sono io. Meno male che ho ancora un lavoro. Mi piace quello show e tu sei uno spasso. Scusate, magari la voce da vecchio è più carina. Non è che la faccio con vero capolavoro, ma sei costretta a mascherarti? No, altrimenti chissà quanti televisori si romperebbero. Dovresti andare per lezione a tutti quei bambini che saltarono intorno, se lo vederebbero. Infatti penso che stai bene lì dove sei. Cosa ci fa qui? Ma non vedi l'uniforme? Mi occupo della sicurezza. Mi sembra evidente. Ma io veramente uno avessi la lampadina. Ma quell'uniforme, i nocciosi sapotelli dovranno fare i conti con la mia pistola laser. Ratatatata. Che rumore è? Basta, ma levati quel coso. Ma che fastidio sta tipa, madonna. Ma quindi, che è successo? Ma questa è una musica d'omicidio, non mi sembra. È il palco per l'esibizione. Avrebbe dovuto esserci una conferenza stampa dopo l'esibizione. Ora, non sapevo mai cosa voleva confessare il samurai di Nickel. Queste macchine fotografiche erano pronte a immortalare il samurai di Nickel.
Chissà dove sono andati tutti i fotografi. Che sia successo qualcosa di molto grave. Wow, sembra che al secondo piano ci sia un bellissimo ristorante. Ok, hai ancora fame? Beh, già che siamo qui. A me non funziona, ragazzina. Questo posto è fantastico. Lei vive ogni giorno in questo mondo da sogno, signor Nick? Oh, no. Di solito non frequento posti di questo tipo. Ok, non mi interessa niente. Tasto esamina, assolutamente inutile a questa parte del caso. Ma questa è lei che respira, mi ero dimenticata che respirasse così, con la bocca che si apre e si chiude. Che ci fa qui, signor Holbeck? Non lavora più ai Global Studios? Oh, quel postaccio. Beh, dopo quell'incidente si sono liberati di molta gente. E quando hanno ridotto gli addetti alla sicurezza mi hanno dato il bel servito. Quell'incidente? Che cosa ha fatto? Io non ho fatto proprio un bel niente, giovinastra. Non ricordi? L'incidente di un anno fa, quando la sottoscritta venne chiamata in tribunale a testimoniare. Già. E tu sei quello che faceva tanto il duro con me, te lo sei già dimenticato? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, vostra madre. Forse la mia testimonianza ha indispettito i pezzi grossi degli studi. Sì, deve essere per questo, è tutta colpa tua. Mia? Dopo essere stata licenziata all'inizio ho pensato di fare una guardia del corpo. Lei? Una guardia del corpo? Per il tuo amico, sai, quello sempre serio, carino, con la giacca rossa e con gli sbuffi. Ah già, lui. Madonna, che carino, con tutte le goccette rossi. Il signor Edgeworth? Ah. Questo tipo di servizio mi sarebbe solo d'ostacolo. Queste sono state le sue parole. Ma cosa ho fatto per meritarmi questo? È il laser che lo dice, tra l'altro. È successo qualcosa di grave, per caso? Non conosco i dettagli, ma pare che sia accaduto un altro di quegli incidenti. Incidente? Intendo dire un omicidio. Forse, sai, temo di essere stata maledetta. Le sventure si abbattono in qualunque posto io vada. Scommetto che non lo sapevi. Allora non dovrebbe più fare la guardia. Lo faccio per il bene della gente. Zitto, saputello! Quasi dimenticavo. Ehi, Nick! Cosa c'è? Non mi piace quel tuo ghigno diabolico, Maya. Ehi, Nick! Diamo un'occhiata in giro con la scusa di andare in bagno. Che ne dici? No, la polizia ci ha detto di non muoverci, ricordi? Ah, come sei noioso! Sei immensamente noioso, senza alcuna iniziativa. Una larva umana. Mamma mia. Quel brutto muso. Ah, cosa sta succedendo? Sta di nuovo importunando la mistica Maya, signor Nick? Non cominciare anche tu, Pearl. Altrimenti dovrò dargli la vinta. Ascoltami bene, Pearly. Una volta Nick era un avvocato senza occhi e senza paura. Va bene, ho capito. Andiamo a dare un'occhiata. Urrà! Sapevo che non mi avresti detto di no, Nick. Anch'io! Camminerebbe sopra chilometri di carboni ardenti per la mistica Maya. Non è così? Perché è partito il samurai? Va bene. In effetti succede ogni volta che affrontiamo un caso insieme. Oh, cacchio. Riusciresti ad attaccarmi questo al filino dell'iPhone che spunta lì? Ce ne sono due. Bentornato. Allora, cosa stiamo aspettando? Andiamo, forza! Puoi venire anche tu, Pearly. Wow, vengo anch'io. Ma do Pearly come Flora in Professor Layton. Uguale. Va bene, allora andiamo in bagno. Andiamo in salone. Qui non sembra esserci nulla di strano. Stai cercando informazioni su quell'incidente di cui ha parlato l'anziana signora? Pare che non sia successo qui. Beh, allora dovremmo cercare da un'altra parte. Bene, andiamo. Mi scusi. Ah! Lei è la signorina Maya Fey? Ma che è diviso in due? Magari cucito nel mezzo? Sì, sono io. C'è una telefonata per lei al banco della reception. Eh? Una telefonata? Forse è qualcuno del villaggio Kurain. Cosa succede, mistica Maya? No, niente, torno subito, Pearly. Ok. Da questa parte, signorina Fey. Perché ha un pollo in mano? Perché non lo posa prima? Lo porta in giro. Mi hanno detto di portarlo. Pronto? Noi intanto andiamo a cercare altrove, signor Nick. Sì, va bene. No, com'è che è così?
Scusa. Tutto questo è emozionante, ma fa anche un po' paura. Sì, ma dai con sti dialoghi, eh? Corridoio. È finto il pollo, è di plastica attaccato al vassoio. Ottimo finger food. Te l'ho detto. Il pubblico ha il diritto di essere informato. Lasciami fare il mio lavoro. No, non mi interessa chi sei, amica. Le indagini sono ancora in corso, quindi non si entra. Ehi, hai qualche problema? Aspetta e vedrai, domani sera sarà su tutti i giornali. Scandalo segreto del detective Sciattone. Cioè, aspetta e vedrai. Quei due sembrano molto arrabbiati. Quel, cioè, mi sembra molto sospetto. Ehi, hey, Phoenix! Madonna! La tizia old bag e blottano! No, forza, fammi un favore, di allo sbirro, di lasciarmi passare, che ho dei diritti. Ah, sei tu. Ma porca miseria. Ma porca miseria, no. Regà, io Lotta non lo sopporto, spero non parli. Spero proprio che in questo caso ci sia il meno possibile, guarda. E tu ci sarebbe succede solo lei. Detective Gamson. Ehi, amico, fammi un favore, di alla ragazza che non può stare qui. C'è stato un omicidio, quindi dovremmo occuparcene noi, professore. Un omicidio? Accidenti a me, la mia lingua. Visto, lo sapevo, cioè il mio istinto non mi tradisce mai. Avevo intuito che si trattava di omicidio. E così è un vero e proprio omicidio. Ehi, aspetta. Yahoo, un omicidio di una grande star per giunta. Woo! No, no, ora sono nei guai. Raga, un omicidio, let's go! Ma ce lo devi dire. Cioè, mi spiace, ma cazzi tuoi. Detective Gumshoe ha parlato di un omicidio. No, mi sono solo confuso un attimo, amico. Signor Nick, hanno ucciso il samurai di Nickel. Perché me lo chiedi? Beh, la mistica Mai è una sua grande ammiratrice, quindi... La vittima non è il samurai di Nickel. Anzi, il samurai di Nickel è il principale sospettato in questo caso di omicidio. Angard ha ucciso Juan? Cosa? La vittima è un eroe chiamato Ninja Chitarrone, amico. Juan! Che è un cavallo, tra l'altro. Ninja Chitarrone. Ninja Chitarrone. No! Ninja Chitarrone, no! La ragazza con i capelli che sembra di zucchero filato? Chi? Lotta? Lotta. C'era anche lei quella volta, vero? Quando? La prima evocazione della mistica Maya. Oh, quella volta. Beh, Lotta è una giornalista. Ecco perché c'era anche lei. Una giornalaia? Vorrei che si aggirasse da queste parti poco prima del delitto. Si aggirava da queste parti. Appunto sospetta questa cosa, eh? Sì, aspettava di fronte alla porta del Ninja Chitarrone, amico. Ma perché? Non ha voluto dirmelo, amico. Si è rifugiato in un laconico, inseguivo un grande scoop. Scoop? Chissà cosa avrà tra le mani questa volta. Il Ninja Chitamort? Quindi la vittima è il Ninja Chitarrone. Mattia Gamer. A body has discovered. Sì. Upupupu però è giapponese. Quella voce in giapponese che dice tutto in giapponese. In inglese è hi-hi-hi-hi. È bruttissimo il doppiaggio in inglese di Monokuma. Era il protagonista dello show TV che faceva concorrenza al samurai di Nickel. Oh! La vittima è l'attore che interpretava, che impersonava il Ninja Chitarrone, Juan Corrida. Ha proprio la faccia da Juan, cioè. Come mai? Secondo me è sopracciglio dalla di Gabbiano, non lo so. E poi è proprio il nome di una persona di bell'aspetto. Juan. Cioè, non te lo immagini qui. Cosa? È una roba razzista? Ok. Guarda, allora, una persona, se chiudi gli occhi, pensa a Juan. Non pensi al capello, all'occhio grande, al fascino, alla telenovela. È Juan. Cosa in bocca? È Juan. Ha proprio la faccia da chitarrone. Il capello. Era sulla cresta dell'onda, vera e propria star. La conoscevo persino io. Punciarelli, chi è? Sì, fino io conosco il suo volto. Ho sentito che di recente Matt Angard gli aveva rubato la scena. Mi sembra un Power Ranger. Non saprei dire chi tra i due fosse più amato dal pubblico, amico. Pare che di Will Powers non si ricordi più nessuno. No! Will Powers. Come Rogelio della Vega. Non conosce Ponciarelli. Sembra di un fotoromanzo degli anni 80. Io Ponciarelli.
Allora, no? In alcune foto sembra Bruno Mars. Come si chiama il compagno di Poncerello? Che fine ha fatto Poncerello? Nel 2016 è diventato un vero poliziotto? Quindi era un finto poliziotto. Continui a Poncerello adesso. Ha 67 anni. Questo è tutto quello che voglio sapere. Si è inseguito il suo sogno di fare il vero poliziotto? E ce l'ha fatta, raga. Ok, oggi è un'ottima notizia. Poncerelli è uno di quei due protagonisti di Chips, vecchia serie americana. Il signor Ingard sarebbe il samurai di Kinnel, giusto? Sì, anzi, no, si dice Nickel, ragazzino. Samurai di Nickel. Però calmati. In ogni modo, ora che Wonko Rida è morto, il signor Ingard non avrà più rivali, non credo. Non ci scommetterei, amico. Non possiamo permettere che accada, mi capisce? Non possiamo permettere che accada? Cosa mai vorrà dire? Cosa avrà voluto dire? Non me lo dice, procede a non dirmelo. Posso guardare mostra. A me lo puoi dire, però guarda, io potevo essere alla conferenza. Potrebbe dare un'occhiata a questo oggetto? Contami bene, amico. Stavolta non lascerò trapelare informazioni sul delitto. Se lo facessi rischierei una riduzione dello stipendio. È già abbastanza basso. Rischierei di non poter comprare neanche gli spaghetti precotti al discount. Madonna, che prospettiva di vita. Arthur Poncerelli è il nome del personaggio. Qua non è morto, Ingard accusato. Qua non mi fanno entrare. Quindi ci spostiamo ancora. Vediamo dove lotta. Magari in salone. No, magari è nell'atrio. No. O alle che faccia il gioco? No, boh, scopriamolo. Allora, torniamo in corridoio, parlavano dei bagni. Proviamo ad analizzare i bagni, perché devo far finta di andare in bagno. Proviamo. Mi sono stata nel bagno privato. Posso entrare nella stanza del delitto? No, Jean Corrida. Mostra. Foto sfocata che Maya voleva tutti i costi. Controlla. Ok, vai. Cos'è? Ti piace? Vai. Non sta dicendo qualcosa, la verità? Fine? Basta? Non vuoi dirmi nient'altro? Ok, spostati. Ok. Vediamo se c'è qualcosa qui che non c'era prima, ma non credo. Ho mangiato quel tipo di frutta, com'è che si chiama? Mi pare che il nome inizi con la K. Questo si chiama kiwi, non so come definirlo, è molto dolce ma anche acqua allo stesso tempo. Povera pelle, ho mangiato solo verdure. Gnignignia. Mi passeresti il poggiapiedi, per favore? Molte grazie. Allora, indietro. E che devo fare? Che cosa vuole il gioco da me? Io mostrerò delle cose a... Sbagliato. Mostrerò delle cose alla signorina. Tieni. Guarda qua. Vedi, i miei occhi ora sono davvero professionali. Professionali? In che senso? Nel senso che sono occhi davvero professionista. Meglio di quelli di un falco. E con questi occhi professionali ho visto un incidente terribile. Orribile! Ecco perché non tempo per voi in piccino le vostre idiozie da marmocchi. Ti piace questo? Non è che hai scelto su cosa fare, tre stanze hai per ora. Infatti non... Cosa c'è impressione? Cosa che ha più impressione è di sicuro la notizia dell'omicidio. Spero che non accadano altri incidenti. Il salone? Dove devo far cosa? Ok, sarà davvero favolosa. Non so perché, ma per un secondo mi è venuto in mente il circo. Chissà se stanno tutti bene. Stiamo leggendo? Ah, sì, questo è un dialogo nuovo. Ho sentito che il circo Big Barry ha riaperto da poco. Sono sicuro che stanno tutti benissimo, Perla. Pensavo avrebbe sviluppato un dialogo più carino, più tranquillo, niente. Andiamo in corridoio.
l'orsetto qua. Questi vedono molto belli. Mi pigli solo l'orso, per favore. Sarebbe tutto normale vedere dei mazzi di fiori davanti ai camerini. Cosa ci fanno qui per degli orsacchiotti di peluche? Che ci sia una star del cinema d'azione con un debole per gli orsacchiotti? No, è impossibile. Ah, tra l'altro, scusate, noto soltanto ora che sono molti di più quelli intorno a Juan. Quindi magari c'era dell'invidia. Credo. Allora, parla. Facciamoci ridire l'ultimo dialogo. Chiama chitarrone, signor chitarrone, ok. Evitato le persone al chitarrone. Questo è lui, questo è l'altro. C'è una faccia da buono, però, dai. Non mi sembra in grado di compiere degli omicidi. Qua nel nome sexy, è vero? Piace a tutti. Qualcuno è morto, signore in grado che rimane. Se non ci posso capire, a casa, capisce. Cosa avrà voluto dire? E non me lo sta dicendo. Il coso delle bugie non funziona. Non gli interessano le cose che ho. Hai qualche idea per me? Ecco qua, ricordati bene. Ok. Qualsiasi cosa gli mostro lo fa finire in bancarotta. Abbiamo capito, abbiamo capito. Cosa puoi mostrare? A lui ho fatto vedere tutto. Tutto quanto ho fatto vedere. No, i profili. I profili non ho fatto vedere. Magari vuoi vedere qualche bel profilo di persona. No, non tutto, non tutto. Allora, mostra. Profili. Eccoci qua. Allora, si ricorda Powers? Conosci questa persona? Nel detective incontriamo un sacco di persone, amico. Il nostro lavoro consiste proprio nel ricordare ogni singolo volto che vediamo. Detto questo, non ricordo di aver mai visto quella persona. Ok, quindi la memoria è corta, detective Gumshoe. Salute, non volevo dire... Volevo dire questo, non esattamente. Ok, ok, ok. Allora, lotta. Che mi dice di lotta? Eccoci qua. Ragazza, è al terzo posto nella mia classifica le persone che vedo più spesso. Chi c'è al primo posto? Che domanda, amico? Sei proprio tu? È vero! Ah, e al secondo posto? No, io Fei. Ma pare che stavolta non sia con te. Pensa che dovrei fare anch'io una classifica degli amici che vedo più spesso, Pensa che dovrei anch'io fare una classifica degli amici che vedo più spesso, signor Nick? Che si chiama tutti amico, non credo ci consideri i suoi amici. Questa è lei. Mi sono in forma. Credo di aver buttato giù qualche chilo. Grande! Grande Gumshoe. Una speranza che è una realtà. Una speranza? Beh, allora spero di aver buttato giù qualche chilo. Io spero che diventi un po' più realistico. Ma... In quel momento ho seguito una dieta a base di spaghetti precotti, amico. No, ma non pensavo sarebbe partito questo dialogo, carini. Io non vado matto per questi eroi della TV. Ma so bene chi sono Juan Corrida e Nathan Gardner. Si può parlare dell'uno del senza tirare il ballo l'altro, a quanto pare. Hanno perfino debuttato nello stesso periodo. Quindi è normale che tra i due ci fosse un'accesa rivalità. Come tra noi due, amico. Ma cosa dice? Perché? Non pensavo che mi considerasse un rivale. Ma in cosa? Le Olimpiadi, la polizia? Il samurai di Nickel. Stasera è il nuovo eroe degli eroi. Mai è una sua grande fan. Davvero? Mi dispiace. Perché? Nathan Gard è stato appena arrestato, amico. È sospettato dell'omicidio di Juan Corrida. What? No, cosa? Ma che dici? È assurdo, no? Ma che cazzo, no? Aspetta, ti prego, dimmi che ha sbloccato un nuovo dialogo. Perché l'arresto? Perché il signor Gard è stato arrestato? È spiacente, amico, non posso dirtelo. Abbiamo appena iniziato le indagini, non vogliamo fughe di notizie. Pare che dopo il samurai d'acciaio un altro eroe sia finito nei guai. Signor Nick, se la mistica Maya sapesse di questo omicidio... Sì, lo so. Vorrebbe che difendessi in guardia, lo so. È vero. Sì, ma dov'è Maya? Ora io ho mostrato tutto, no? Se l'ha preso la polizia, non è lui il colpevole di sicuro. Se la ricorda lei? Niente. Allora, non resta che andare a mostrare i profili alla signora vecchia. Alla borsa vecchia. Must protect Gumshoe, sì. Qua non c'è nessuno che voglia dialogare con me. La cosa mi intristisce. Torniamo qua. Oh, sono sbloccati, dai. Ehi, allora cosa sta succedendo, signor Wright?
Pare che Juan Corrida sia stato assassinato. Cosa? Juan è morto, sì. Hanno già arrestato un sospettato, comunque. E questo sospettato è Matt Engard. Mi prende in giro. No, il samurai di Nickel è sospettato l'omicidio del ninja chitarrone. Un'altra volta, mi sento male. Un'altra volta? Circa un anno fa è accaduto qualcosa di molto simile. È vero, è verissimo. Non posso crederci, è impossibile. Matt non avrebbe mai... Il Power sta tenendo qualcosa in mano. Ma prima che mi dimentichi, questa è per lei, signor Wright. Me l'ha data il fattorino che è passato prima. Radio rigetrasmittente. Rigetrasmittente. Dicevo tra Will Powers, ok. Per me? Ma perché? Non lo so, hai detto solo che è per l'avvocato Phoenix Wright. Ok. Matt e Juan, mi dica un po'. Matt è l'attore più attivo e energetico sulla scena. Il samurai di Nickel è stata la sua grande consacrazione, ma non perdeva mai occasione di alimentare la sua rivalità con Juan. Il signor Juan è il ninja chitarrone, vero? Quei due litigavano per qualsiasi sciocchezza. Quanto è terribile il nome ninja chitarrone! Ma alla fine era sempre Matt a spuntarla. Alcune persone si relazionano alle altre solo entrando in competizione con loro. La partecipazione di Juan a uno show TV concorrente era l'ennesimo gesto di sfida. E questo show era il ninja chitarrone. L'elegante samurai di Nickel contro l'irruente ninja chitarrone. Chi ha proprio irruenti in sta foto, eh? Beh, le cose sono degenerate non appena hanno usato il loro show per farsi guerra. Ed ecco il risultato. Le cose sono andate a finire nel peggiore dei modi. Matt ha vinto il gran premio di quest'anno. La vittoria definitiva sul suo rivale. Matt Engard avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa, vero? Sì, avevano detto. In inglese è jamming ninja, ma molto meglio! Anche ninja chitarrista andava benissimo. Anche se tecnicamente doveva essere la conferenza stampa del samurai di Nickel. Del samurai di Nickel? Sì, Matt avrebbe tenuto la conferenza stampa indossando il suo costume di scena. Arrivato. Sarebbe stata una confessione del samurai di Nickel. Ma perché? Non lo so, ormai non sono più nel giro. Mi chiedevo, dov'è la mistica Mai? È via da molto ormai? Infatti doveva solo rispondere a una telefonata. Oh cacchio, forse si è persa. Andrò a cercarla. Cosa c'è, Nick? Non ne sono sicuro. Che questa radio dice trasmittente. Pronto? Sono Wright. Parlo con Phoenix Wright? L'avvocato? Sì, chi parla? Non le serve sapere chi sono. Credo che abbia altre cose di cui preoccuparsi. Per esempio... Aiuto, Nick! Ma, mistica Maya! Maya? Allora hai capito che la vita della ragazza è più importante della mia identità? Sua vita? Spero non intenda dire che... Maya, dove sei? Stai bene? Non perda la calma e mi ascolti. Questo... No, non può essere... Buonasera, Ryan. Ben arrivato in chat. Mi ascolti attentamente, signor avvocato. Ho una proposta molto semplice da farle. Se farà come chiedo, le restituirò questo suo prezioso oggetto di tutto illeso. Com'è che lo chiamate nel vostro strano gergo legale? La donna? Rapimento a scopo di estorsione. Ah, prego, scusami. Rapimento a scopo di estorsione. Sì, esattamente. Questo è un rapimento. Ma questo remix? Oh, key change! Mystica Maya! Mystica Maya! Che protuistone! Non che respiro, mi sento svenire. Maya, Maya è stata rapita. È ancora lì, signor Wright? Quanti soldi vuoi? Molto bene, signor Wright. Vedo che ha afferrato la gravità della situazione. Dimmi quali sono le tue condizioni. Poi lascia andare Maya. Io non voglio denaro. Cosa? Io voglio solo un verdetto definitivo. Un verdetto di completa assoluzione.
completa assoluzione. Che reato hai mai commesso, per? Non sono io la persona che dovrò difendere. Cosa? Ora si trova all'hotel Gatewater, giusto? E so che è appena avvenuto un delitto. Juan Corrida è stato ucciso. Nathan Garde è il principale sospettato. Lei è sempre ben informato, signor avvocato. Bene, la mia richiesta è molto semplice. Voglio che lei ottenga un verdetto di innocenza per il signor Nathan Garde. Per Nathan Garde? E perché? Non ha ucciso nessuno, posso garantirglielo. Tuttavia... Tuttavia? Tuttavia cosa? Tuttavia qualcuno sta cercando di incastrarlo. Qualcuno ha architettato un piano per fargli cadere la colpa su di lui. Se faccio come dice, rispetterà gli accordi. Credermi. È libero di non credermi, ovviamente. Ma tenga bene a mente una cosa. In questo preciso istante il suo prezioso oggetto è nelle mie mani. Maya! Ha 2 giorni di tempo. Stanotte il signor Engard verrà interrogato dalla polizia, naturalmente. Ma il processo si terrà solo fra 2 giorni. E in quel processo lei dovrà ottenere un verdetto di innocenza. Ricordi, signor Wright, avrà una sola opportunità. Una sola. Una? Dovrà ottenere il verdetto in un solo giorno di processo? Oh, esattamente. Ho molta fiducia nelle sue capacità, quindi non mi deluda. Ah, oh, dimenticavo. Ora che rivesto il ruolo del rapitore, non posso fare a meno di dirle... E non si azzardi a chiamare gli sbirri. Non era granché, ma ci siamo capiti. Dannazione. Che diavolo sei? D'accordo, io lo dirò. Il mio nome è... The Killer. Il mio nome è... Ferdi. Ciao Ame! Ferdi. Ciao chat! Ferdi The Killer. Ferdi The Killer. Che nome del cazzo! Ciao Ferdi. Il nome è l'assassino. Chissà come mai ci ha voluto dire il suo nome d'arte. Questa cosa non l'ho capita, sinceramente. Chi è che lurca? Sior, lurchi? Signor Nick, dov'è la mistica Maya? È stata rapita. No, è tutta colpa mia. Non sono posizionata con lei. Non è colpa tua, però. Invece sì, mistica Maya! Signor Wright, credo che dovremmo avvisare subito la polizia. No, non possiamo, altrimenti chissà cosa potrebbe succedere a Maya. Signor Nick, è il detective che abbiamo incontrato prima! Detective Gumshoe? Sì. Sì, hai ragione, aspettami qui. Aspettatemi qui, torno subito. D'accordo, mi prenderò cura di Pearl fino al suo ritorno. Cosa? Un riscatto? Shh, abbassi la voce. Non è un riscatto in denaro. Il rapitore vuole la completa assoluzione di Matt and Guard. Ma magari fosse andata con lei si prendevano anche Pearl. Condizione per liberare Maya è questa completa assoluzione. Vuol dire che Matt Engard è ovviamente l'assassino, amico. Non c'è alcun dubbio. Il rapitore mi ha garantito che Engard è innocente. E tu credi alle parole di un rapitore, amico? Ragione. Se Engard è davvero innocente, perché questa storia di rapimento? Senza contare che le prove che continuano a saltare fuori. Ma? Questi ragazzi dagli occhi di Falco hanno trovato una vera montagna di prove. Strano, però. Questa abbondanza di prove mi sembra alquanto sospetta. Sono troppe prove, com'è possibile? In effetti il rapitore ha detto che qualcuno vuole incastrare in Garda. In ogni modo, temo che dovrai trascorrere la notte qui. Mettiti l'animo in pace e collabora alle indagini. Le tue potrai iniziare domani. Ti sei perso il chitarrone, Quok, madò. È ormai perso, mi piace. Va bene, ho davvero altra scelta. Dobbiamo fare attenzione, così il vero assassino finirà per tradirsi. Ha ragione. È quel pezzo dove c'è il mistero, l'ansia. Vediamo. Oh, mi giro la testa. Dove mi trovo? Sono ancora all'hotel. Cosa mi è successo? Nick, Belly! Venite fuori, ragazzi, non è divertente. Caclic. Oi! Si è svegliata finalmente. Azz! Ah! Chi sei? Io sono The Killer. Chi era veramente il maggiordomo? The Killer, una specie di assassino? Sono troppo giovane per morire. Non si preoccupi. Non le farò del male. Per il momento. Ah! Nick, dove sei? Aiuto!
ragione, c'è solo una persona che può salvarlo. Il signor Phoenix Wright. Cosa? Mica solo... è solo che può salvarmi? Una cantina simile l'ho vista in un late, non mi ricordo quale. Se non sbaglio gli Aslant oppure qualche... No, gli archivi di Scotland Yard di solito sono così. Gli archivi del re, del duca. Gli archivi del duca. Che ricordi, che incredibile video. Si rilassi e faccia la brava. Consideri tutto questo come una situazione temporanea. Una situazione temporanea? Ma perché la faccio divisa in due? Ora la contatterò. Mi auspico una sua completa collaborazione. Reciti bene la sua parte. Nick, cosa mi succederà? Nick, Perli, sorellina. Parlo con Phoenix Wright, l'avvocato. Non le serve sapere chi sono. Credo che abbia altre cose di cui preoccuparsi. Per esempio... Vai, vai, urla, ho spaventata. Buongiorno! Buongiorno, Perla. Signor Nick, andiamo a parlare col signor Ingard. È ancora presto, Perla. L'orario delle visite inizia alle 9, quindi... Ma oh, qua sono le 6, forza! Volevo dire, oh, capisco. Ah, mistica Maya, se solo fossi venuta con te... Povera Perla, non si è ancora ripresa. Ieri notte siamo riusciti a tornare a casa, solo grazie a Gamsho. L'ha accompagnata fin qui tenendola per mano. Ma temo che Perla non abbia chiuso occhio tutta la notte. Signor Nick, la mistica Maya sta bene, vero? Sì, sta benissimo. E presto la salverò, te lo prometto. La prego, deve salvarla. Riesco a stare così calmo e rilassato, solo perché lascio che sia Perla a piangere per entrambi. Madonna, che ansia. Pensavo. Oh? Lei difenderà il signor Engard in tribunale? Sì, pare che non abbia altra scelta. E se fosse lui il vero assassino? In questo caso cosa farebbe, signor Nick? Sarebbe disposto a difendere un assassino per salvare la mistica Maya? Sì. Perla. Prima dobbiamo parlare con Matt Engard, non credi? Meglio affrontare un problema alla volta. Sì, ha ragione. Mi scusi, io ho molta paura. Perla, sei molto in pensiero per Maya, vero? Lei, la mistica Maya è tutto ciò che mi rimane. Cosa intendi dire? La mia famiglia non c'è più. La sua famiglia? Mio padre, lui abbandonò mia madre e il villaggio partendo per chissà dove. Mi dispiace. E mia madre ha fatto quella brutta cosa, solo per me. È Morgan. La mistica Maya per me è come una sorella. Non ho nessun altro al mondo. Ma no. Ma mistica Maya è tipo valoroso guerriero. Sì, è come Perli vuole chiamare Maya. E così è in nessun altro modo. Al villaggio Kurain la chiamano solo in quel modo. Andiamo a detenere. Madonna, quanto ci piace stare in sto posto dove interrogano la gente. Ti ricordi il tizio che ci lanciava le carte? Assurdo. Era settimana scorsa. No, sembra ieri, ti giuro. L'orario delle visite inizia alle 9. Per mi ha convinto a venire qui. Per parlare con il samurai di Nickel, accusato dell'omicidio del ninja Kitarrone. Buongiorno, come sta? So che per lei non deve essere facile. Noi siamo... Oh, scusi, bello. Oggi è una polizza. Come dice? scusami. Volevo fare il doppio gese. Hai ragione, vai. Scusami. Ho già un'assicurazione sulla vita, sai. Il mio lavoro è molto pericoloso, perciò... Oh, no. Noi non siamo assicuratori. Sul serio? Comunque, ora non mi serve neanche quello, bello. Un istintore. Voglio dire, questa non è casa mia, quindi... Ma è pazzo, ma che dici, droga? No. Non siamo qui per vendere degli istintori. Sono un avvocato. Mi chiamo Phoenix Wright. Un avvocato. Ehi, un attimo. Lo chiederò direttamente al mio manager, ok? Il samurai di Nickel è un tipo molto strambo, vero? Non dir poco. Scusate. Non
io che parlo con Siri qua. Siete arrivati giusto in tempo. Bon, è drogato. Ah? Ehi, è un avvocato, vero? Il mio manager ne stava proprio cercando uno. Mi interessa? Signor Nick, è la nostra occasione! Cominciano ad accettarmi come suo avvocato. Devo farlo. Ok. Salve. Cominciamo a conoscerci. Perdoni l'invadenza, ma vorrei farle qualche domanda di carattere personale. D'accordo, bella. Anche se tra poco uscirà la mia autobiografia, quindi... Se dico qualcosa che l'editore non approva, sarò nei guai fino al collo. Mamma mia, che palle. Sta chiamando l'editore? Ehi, un attimo. Lo chiederò direttamente al mio editore, ok? Ma parla così e sente così, giusto? Cioè, il telefono è così? Sì, così? Il signor Engard è così fortunato, può parlare con tantissime persone. Non so se ci sia qualcuno con cui possa davvero parlare. Scusate. Come pensavo, il giorno mi ha consigliato di tenere la bocca chiusa, bello. Non sa pensare con la sua testa. Matt, vorrei chiederle un po' di cose sul delitto. Nel tempo libero fa anche il paparazzo, bello? Sembra una mia dichiarazione su questo, si rivolga al mio staff. No, io non sono un giornalista. Mi sta chiamando! Ehi, un attimo, lo chiederò direttamente al presidente degli studi, ok? Degli Stati Uniti. Ma è normale, signor Nick. Riferisci al cervello di Matt? Temo di no. Ah. Scusate, il presidente degli studi ha detto... Che Neo Fujiyama sa che non sei il vero assassino. Signor Nick, chi sarebbe questo signor Fujiyama? Non è una persona, ma un monte sopra Neo di Tokyo, la città del samurai di Nika. Ok, passiamo ai fatti. Ecco qua. Signor Nick, che cosa pensa di fare con quella? Ancora non lo so, ma pensavo almeno di mostrarla a Matt. Una ricce trasmittente. E sembra anche un ottimo modello. L'ho avuta in regalo da qualcuno. Interessante. Mi è stato anche consigliato di diventare il suo avvocato difensore. Mi hanno detto questo tramite una ricce trasmittente. Sì. Ma è terribile, vero? Non deve lasciarsi comandare da una semplice voce. È vero. Ma senti che parla. Lui ha perfino il cellulare al polso. Questi giovani d'oggi col cellulare al polso, guarda. Questo è il mio biglietto per andare a conferenza. Cosa serve? Così. Ciao Tezka! Beh, se stai recuperando Gravity Falls, capirai alla fine di Gravity Falls perché amo questo personaggio. Però sì, sempre affezionatissimo a Bill Cipher io. Scusami, un pass per la conferenza avrebbe dovuto... Sì, vai. Avrebbe dovuto tenerne una dopo l'esibizione di ieri sera, vero? Ciao Dennis, grazie mille dei 16 mesi e... li ho letti tutti, perfetto. Chi? Io? Sì, indossando il suo costume di scena. Non ne so niente, bello. Avevano parlato solo di un'esibizione. Di solito il mio manager occuparsi di queste cose. Non lo sapevo, stavo. Bene, ora dovrei proprio andare. Dove va? Dove va? In prigione? Aspetti. Io devo essere il suo avvocato. Ma fuori c'è un sacco di gente in cerca di un avvocato. Vuole che le presenti qualcuno? La prego, lasci che il signor Nick sia il suo avvocato. Gli avvocati di oggi. Ora usate le bambine per adescare nuovi clienti. Cos'è che facciamo? Non mi accetta come avvocato difensore The Killer. Aspetti, cosa ha appena detto? The Killer. The Killer? Che gli prende? Sembra che stia rimuginando qualcosa. D'accordo, bello. Accetto la sua proposta. Ma come? No? Sarà il mio avvocato difensore in tribunale. Ce l'abbiamo fatta! Ci siamo riusciti, signor Nick! Già. Ok. Questo non mi fa sentire meglio. E neanche lui sembra molto contento. Avanti, dichiara quello che vuole. Farò il possibile per aiutarla. Oh, ci siamo sbloccati. No. Esaminiamo la parlata. Intendevo, parla. Ecco qua. Devo ringraziare la mia buona stella se sono diventato così famoso. Beh, è diventato una specie di eroe nazionale. Cosa vorrebbe dire? Che è un bravo cittadino? Beh, è davvero forte essere il samurai di Nickel. Ogni giorno che passa divento sempre più famoso. Come dal ritorno. Lo show del samurai di Nickel è il più amato dalle liceali e dalle segretarie. Credo che il fascino di Matt faccia molta presa sulle donne. Conosci il mio motto? È gradevole come una brezza primaverile. Io sono così. Una brezza primaverile?
perché questo scandalo è un vero disastro, bello. Voglio dire, anche se non ce l'ho pulito, la mia immagine sarà rovinata per sempre. Eh sì, gli scandali fanno sempre notizia. Oh, dimmi cosa ha fatto ieri sera. Dopo aver ritirato il premio, sono tornato nella mia stanza per fare una pausa. Avevo un'esibizione da fare. Quindi indossavo ancora il costume del samurai di Nickel. Ed è rimasto da solo tutto il tempo. Sì, il mio manager doveva badare un sacco di cose. Molto sospetto questo manager che debba dare un sacco di cose. La conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere dopo l'esibizione. Stia a sentire, bello. Io non ne so nulla di quella conferenza stampa, ok? Strano, pensavo che il samurai di Nickel dovesse confessare qualcosa. Comunque, non appena sono uscito dalla stanza ho sentito un gran trambusto. Juan Corita era già stato assassinato. Sì, così ha detto il mio manager. Perché senza il suo manager non possa vivere. E subito dopo è arrivato quel detective con l'impermeabile tutto sgualcito. È perquisito, e poi così all'improvviso mi ha messo le mani nei polsi. Ma lei è la vittima, Juan Corita, che genere di... Questo non c'entra proprio niente, bello. Una faccia che si ritrovava a chi poteva mai pensare che avevamo la stessa età. Come? Doveva fare un film sul ninja chitarrone. Sapevamo tutti che sarebbe stato un fiasco. Grazie Tom Tom, questa serie è stato un gentile suggerimento di Emiliano mesi fa ormai. Alla fine il samurai di Nickel ha avuto la meglio, eh? Già, sta vinto il gran premio per acclamazione popolare. Quindi perché mai avrei dovuto ucciderlo? L'avevo vinto io del resto. Infatti. In teoria dovrebbe essere io lo sconfitto a uccidere il vincitore, non è così bello? Sa perché è stato arrestato? Forse perché perquisendo mi hanno trovato qualcosa. Cosa esattamente? Hanno trovato un bottone del costume del ninja chitarrone. Un bottone? Anch'io sono sorpreso. Erano le pieghe dei miei calzoni da samurai, di Akama. Ah! Credo che qualcuno l'abbia messo lì apposta, bello. Dico sul serio. Mi chiedo se sia davvero così. Credo che Matt non possa dirmi altro. Signor Nick? Dimmi. Chiediamo io un'ultima cosa. Mettiamo alla prova il signor Engard per vedere se è davvero innocente. E come? Semplice. Usando questo. Il Magatama di Maya. È proprio lui. Non riuscirà a nascondere i suoi segreti, signor Nick. Ne sono sicura. Sembra una buona idea. Matt, avrei un'ultima domanda per lei. Mi risponda sinceramente. Cosa vuole sapere, bello? Ha ucciso lei, Juan Corita? Lasci stare il cellulare e risponda da solo alla domanda, senza consulenze. D'accordo, lo dirò chiaro e tondo, bello. Io non ho ucciso nessuno, men che meno Juan Corita, ok? Allora, signor Nick? Niente, niente catene né lucchetti. Quindi credo che possiamo fidarci di lui. Sì, così sembra. Ora che so che il mio cliente è innocente, posso tirare un sospiro di sollievo. Il processo è domani, giusto? Conto su di lei, bello. Abbiamo tirato 20 in percezione. In indagare. Insight. Don Dodo dietro le sbarre. Oh, raga! Fra un po' ritorna Don Dodo, eh. Quante settimane mancano? Due? Mancano... Due o tre settimane, sì. Due o tre settimane e si torna a fare i dondosi. Io sono stracontenta, madò. Stavolta si gioca in casa. Andiamo a Torino. Voi ci andate. Andate voi a Torino. Sperando che non se ne vada zonzoso. Bravo, Yusa. Ci sarete fra tre settimane a seguirci con i campionati tutti insieme sul canale di Fra e Chiara? Almeno abbiamo convinto Matt Angarda a diventare nostro cliente. E sappiamo che non è lui l'assassino, questo è fondamentale. Ti sta piacendo il VGC? Sì, da morire. Ti giuro è... Continuo la mia vita e poi c'è quel momento in cui penso a cosa dobbiamo fare quest'anno e dico... Ah, è divertentissimo, onestamente. Sì, e adesso che facciamo? Domani inizia il processo e dovremo vincerlo in una sola udienza. C'è un solo modo per provare l'innocenza di Matt. Dobbiamo trovare il vero assassino. Ok, allora iniziamo subito a cercarlo. Scostati. Andiamo a cercarlo nell'atrio. Ehi, cosa credevi di fare? Qui non si entra senza... Buongiorno. Ehi, ma siete voi? Cosa ci fate qui? Ho sentito che il povero Juan è stato ucciso, ma è vero?
Una replica dell'episodio di Samurai d'acciaio si schiera dalla parte del male? Ecco, non è esattamente così. Ti informo che ero una grandissima fan di Juan, perché tutte le star che mi piacciono muoiono sempre come mosche. Va a finire sempre così, fin da quando una bambina elementare cresce nel classe, va bene, finché non è toccata la pure le gabbie, non toccate le morte. Da quella volta mi ha sempre chiamata mazza cricetto, ogni cricetto che tocchi morale nel giro di minuto, così mi dicevano. Volevo parlare del delitto, in generale dei fatti di ieri sera. Io la prendo come sfida, ma io ecco tutti i dialoghi. Cioè, ma chi ti credi di essere, giovinastro? Signor Nick? Io non ho capito cosa ti ha detto la signora, parlava troppo velocemente. Signora Holdbeg, potrebbe parlare più lentamente, per cortesia. Non fare il saputello con me, bacio dei capelli a punta. Vuoi doppiare tu la pistola? No, no. Arrestiamo la Holdbeg così non muore più nessuno. Mamma mia ragazzi, la Holdbeg è lotta, ma come posso non odiare sto caso? Detesto i loro dialoghi. Il mio caro Hammer è morto un anno fa, brutalmente assassinato. E finalmente avevo trovato un'altra star che poteva prendere il suo posto. Non so cosa dirle. Ma perché tutte le mie star preferite fanno sempre una brutta fine, eh? Ma da come parli, non tollererò commenti negativi sul mio povero Juan, capito? Non ho aperto bocca. E comunque non credo una parola di quella ragazza. Quella ragazza? Una fastidiosa insolente che sembrava aver messo le dita in una presa elettrica. La che ripete, cioè, allo sfinimento, ma mai conosciuto nessuno di più irritante. Ah, le ragazze d'oggi non hanno più pudore, sono delle vere spudorate. Quando ero giovane ero così bella che anche i fiori ricevono le mie viste. Li conservo tra le pagine dei libri, ma guardare le stelle e scrivere poesie. Per, hai sete? Sì! Un botto! Ok, allora vado a prenderti un succo. Grazie. Dai, ehi, mi stai ascoltando? Ah, i giovani d'oggi. La signora Holdbeg abbia parlato con Lotta. Succo ignorato. Vorrei farle qualche domanda su ciò che è successo intorno all'ora del delitto. Ah, io non ne so niente, io ero qui a prepararmi. Prepararsi? E per cosa? Per l'esibizione, ovvio. Beh, e anche per la conferenza stampa. Certo, conferenza stampa che non si è mai tenuta. Ad ogni modo io non sono la dell'omicidio. Capisco. Ma? Ma se ti riferisci a quello che ho visto, è ben diverso. L'ho visto chiaramente. Cosa? Ho assistito al momento più importante della serata. Guarda che faccia di merda. Guarda che faccia da stronza. Il momento più importante? Di cosa sta parlando? Oh, vedo che adesso inizi a trattarmi con il dovuto rispetto, ragazzaccio. Quando parli con le persone anziane dovresti sempre portare rispetto. Che modi? Mi dica tutto, cosa ha visto? Ella! Quello di ieri sera è stato un delitto raccapricciante, vero? Come tutti gli omicidi. Parte di nuovo per la tangente, la prego. Porca misera, quanti! Se vuoi sapere di più dovrei portarmi un regalo in segno di rispetto nei miei confronti. Bleh. Va bene, signora. Vecchia, insolente, va bene. Allora andiamo a trovare un gamberetto da portarle. Almeno non sono 5. Ma guarda, quello spazietto in mezzo mi suggerisce che... ci arriveremo. Sembra che le indagini siano ancora in corso. Vecchia lucchettosa. Il personale dell'hotel e i poliziotti vanno e vengono a un ritmo forsennato. Riusciremo a fare le nostre indagini con tutto questo trambusto? Beh, non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche e mettercela tutta. C'è altro da analizzare qua? Oppure andiamo direttamente all'altra parte? È davvero felice. Quanto deve prevederti sorridere di nuovo, anche solo per un secondo. Che tragici! Ma sì, raga, tranqui, no? Il sistema, ma sì. Troveremo il colpevole, no? Adesso c'è Lotta e ha rotto gli da un pugno sul naso. Ah, ma che tempo di caricarlo, però sono contento, ho ancora i riflessi di una volta. Palesemente non in blind. Ehi, finalmente sei arrivato. Cioè, ti stavo aspettando, mister avvocato. Lotta. Ehi, mister sbirro, il ladro è uscito dallo scoperto. Cosa? Arrestatelo, processatelo, condannatelo alla pena di morte. Ma che ne prende, Lotta? Si sente bene? L'ho cercato in lungo e largo, ma non è qui. Quindi perché non ti sbrighi a restituirmela, ladro farabutto? Cosa stai cercando?
La mia macchina fotografica. Cioè, è la mia linfa vitale. Morirò senza la mia macchina da $700. La sua macchina fotografica. Senti, non è forse vero che i criminali tornano sempre sul luogo del reato? E guarda caso, eccoti di ritorno. Ebbene sì, sono tornato. Sarà una dura lotta. Oh, Gesù. Eh? Qualcuno ha rubato la macchina fotografica. Allora, ha perso la sua macchina fotografica. Non è una macchina fotografica qualunque. Cioè, la vendono nuova a $1,600. Ma non ha detto che valeva $700? Ho fatto una bella chiacchierata con il tipo del negozio di circa 5 ore. E ho fatto un piccolo graffio facendo infuriare il direttore. E quello mi ha fatto una testa così dicendomi un sacco di cattiverie e ho pianto. Quando l'ha persa? Ieri sera, appena dopo l'omicidio. Deve essere successo mentre ero impegnata a rincorrere qualche scoop. Ecco quando ho perso di vista la mia dorata costosissima macchina fotografica. Lotta, ha scattato qualche foto interessante con quella macchina? Cioè, boh, ho fotografato qualsiasi cosa e mi sembrasse interessante. Cioè, proprio non ricordo, comunque non ho trovato niente che valesse uno scoop. Mi chiedo se la macchina fotografica perduta di Lotta sia connessa al delitto. Ma... ok. Sembrava un pisello. Ma che macchina, scusa, non... Ignora la forma. Ah, Chicky Bebride, io non ho detto niente. No, veramente hai detto... Ma allora arriva in ritardo la... Lotta, vorrei che mi dicessi tutto quello che sa sul delitto di ieri sera. Il pippo fotografico. Beh, mi aggiravo da queste parti ancora prima della cerimonia di premiazione. Cioè, in realtà sono rimasta qui fino a quando Lengard è stato arrestato. Cosa ci facevo qui? Sicura di essere andato a scuola, mister avvocato? Lotta Art è sempre a cazzo di notizie. Cioè, io ho il fiuto per il grande scoop. Grande scoop? Te l'ho già detto, diventerò il miglior paparazzo che il mondo abbia mai visto. Quindi devo sempre tenere il dito sul pulsante della mia macchina fotografica. Chissà su quale grande scoop sta indagando questa volta. Però dovevo anche tenere d'occhio le grandi star arrivate in hotel. Quindi, cioè, forse non sono rimasta qui tutto il tempo. Tu strappo. Lotta, sicura di non essere rimasta qui tutto il tempo? È davvero andata in giro a scattare foto per il suo grande scoop? Beh, forse, cioè, sono una fotografa professionista del resto. Avevo informazioni molto interessanti, dovevo indagare più a fondo. Che genere di informazioni esattamente? Ah, sono due. Ops, mi dispiace molto, mister avvocato. Questi sono segreti professionali. No, no, di nuovo. Ma perché tutti hanno sempre qualcosa da nascondere? Siamo in un vicolo cieco, eh? Ah, 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 ben ti sta, mister avvocato! Guarda, la fotografa Lotta Art con il suo sorriso da qui comando io. Infierisco. L'avevo appena comprata. Chi è stato? Se lo prendo! Perché continua a fissarmi con quegli occhi rabbiosi? Quando metterò le mani su quel furfante gli pianterò un proiettile in testa! Per caso non sarò certo io a difenderti in tribunale. Minchia! America! Potrei chiedere se Sigi quante volte ti ho detto che tutto ormai sono una giornalista a testa piazza di informazioni, non mi dico qualcosa. Non si sta così cattiva con il signor Nick. Ah, smettila di fregnare, mocciosa, con i bambini capricciosi ci vuole il pugno di ferro. Ecco come la penso io. Mamma mia, la odio! Ok. Ehi, che cos'è? Un pass per una conferenza stampa? Perché a me non l'hanno dato? Non se la prenda come... Cioè, perché io non sono stata invitata? Perché non l'unità come te ha ottenuto un pass mentre io, una stella del gossip, non sono stata invitata? Quel pass li danno proprio a cani e porci, allora. Ma perché mi ha preso? Hai intenzione di restarsene l'impanato senza dire niente, signor Nick? Sì, evidentemente sì. Signor cagacazzo. No, è... già fatto. Oh, posso entrare nelle stanze. Molto bene. Molto, molto bene. Quanti letti ci stanno? Ah, dove siamo? Siamo nel camerino di Matt Angard, la stanza del nostro cliente. Posso aiutarvi? Oh. Siamo... Lei è l'avvocato del signor Angard, giusto? Mi sono informata. Io stessa ho cercato un avvocato, ma invano. È la manager! Come fa a sapere che sono un avvocato? Ha appena parlato di un suo cliente. In queste circostanze sono un avvocato, potrebbe usare una parola del genere. Wow! Semplice deduzione.
Il processo si terrà domani e la situazione del signor Engardo non è delle migliori, quindi è venuto fin qui per trovare delle prove che possano scagionarlo, vero? Beh, non esattamente, ma non è neanche del tutto fuori strada. Non mi sembra il momento di fare misteriosi, signor Nick. Io sono Adrian Andrews. Odio perdere tempo, quindi arriviamo subito al dunque. Va bene. È piuttosto minuta, ma a volte l'apparenza inganna. Ma che vuol dire? Immagino che voglia sapere cosa stessi facendo ieri sera all'ora del delitto. Sì, esatto. Allora glielo dirò. Prima della cerimonia di premiazione ho cenato col signor Ingard. In questa stessa stanza. Cenato? Cosa avete mangiato? Come le ho già detto, odio sprecare il tempo in inutili dettagli. Comunque, se avessi osservato il tavolo non avrei avuto bisogno di chiedermelo. Una festa con lei deve essere un bello spasso. Poco prima che iniziasse la cerimonia mi sono diretta verso il salone. E dopo la premiazione è tornata subito qui? No, avevo alcune faccende da sbrigare. Sono andata nell'atrio a supervisionare i preparativi. Oh, tu si riferisca ai preparativi per l'esibizione. Poco prima dell'esibizione sono tornata qui per avvisare il signor Engard. Subito dopo mi sono diretta nella stanza del signor Corrida. Ed è stato in quel momento che ha trovato il cadavere. Non deve essere stato facile assistere a quella scena. Già, lei non sembra facilmente impressionabile. Riguardo al suo rapporto con... Basta così. Di sicuro conosce bene i miei rapporti col signor Engard. Altrimenti non sarebbe qui. Scusi. Non capisco perché il signor Engard l'abbia scelta come avvocato. Perché mai mi sta dicendo una cosa del genere? Signor Nick, non deve perdere le staffe. Poi le massaggerò le spalle per farla rilassare, ok? Le ho già detto come mi chiamo, ma non che sono il manager del signor Engard, vedi? Il suo manager? A proposito del manager, la vittima, il signor Corrida, ne aveva uno? No. Davvero? I Global Studios e i Worldwide Studios hanno idee molto differenti su questo proposito. E nella fattispecie i Worldwide Studios non assegnano manager a ogni singolo attore. Capisco. Il nostro settore è a dir poco cinico e spietato. Proprio come lei nei confronti della sua povera assistente. Non mi sembra il caso di trascinare una bambina in una situazione come questa. Si sbaglia, io sono qui per aiutare la mistica Maya. Pearl, non devi perdere le staffe. Poi ti compro un succo di frutta per farti tutto. Sì, intanto non gliel'ha mica comprato, quindi... Ok, e allora eccoti qua. Una passo stampa. Vai. Aspettava lei organizzare questa conferenza stampa, vero? Esatto. Ma il signor Ingard ci ha detto che non ne sapeva nulla. Vi ha detto così? Eh? A dire il vero, neanch'io conoscevo tutti i dettagli. La richiesta all'ufficio per le pubbliche relazioni. Io non ho fatto altro che dare una mano coi preparativi. Oh, capisco. Molto strano. Non mi sembra il tipo da fare una cosa senza conoscere tutti i dettagli. No. Tra di perdere tempo, se le faccio inutile. Mostrami degli oggetti che non hanno a che fare con me, sono uno spreco di tempo. Ok, non te ne consigli in maniera così brutale. Non è vero, non è la prima volta. Allora, vediamo un po'. La conosce lei? No. C'ha due spalle che se mi tiro un pugno vado al camposanto. Poi facciamo vedere lui. Ho chiesto io di diventare il manager del signor Engard. È un piacere collaborare con una persona così disponibile. Matt non ha certo una volontà di ferro. Fa sempre ciò che gli viene detto. Parlava continuamente del suo manager, vero signor Nick? Ok. Conosceva la vittima, il signor Corrida? Sì, lo conoscevo. Nel nostro ambiente ci conosciamo tutti. Sapeva della sua rivalità con il samurai di Nickel? Mi sembravano due bambini capricciosi. Non facevano altro che competere per le cose più insignificanti. Se uno dei due fosse stato un po' meno testardo, forse non sarebbe finita così. Ho l'impressione che questa mamma sappia molte più cose di quanto sembra. Per esempio, il motivo per cui Juan Corrida è stato assassinato. Niente, forse effettivamente non è una cosa che ci interessa. Powers lo conosce? Quello è Will Powers, un attore dei Global Studios. È davvero una brava persona, un uomo molto buono. Ma non è niente di più di questo, né lo sarà mai. Non mi sembra una cosa molto carina da dire. Alla società non interessano le persone buone e sincere, signor Wright. Per un istante il suo volto si è contratto in una smorfia di sofferenza. Mi chiedo se al signor Andrews è successo qualcosa di brutto. Molto interessante, signor Andrews, molto molto interessante. Altro da dirmi? Sì. Qualche idea? Su cosa? Su perché Juan Corrida sia stato assassinato. E perché lo chiede a me? Sto solo facendo il mio lavoro. Allora, qualche idea?
Quanti? 4! Signorina Andrews. Dio mio! Mi scusi, ma preferirei concludere qui la nostra conversazione. Sì, ho capito, ma... dove devo trovare tutte queste risposte? Vede un lucchetto psichico. 1? Sì, ultimamente ne ho sempre di più. Andiamo a farci fottere, evidentemente. Esamina una stanza. Allora, esamina i due letti. Aggiunge la camera da letto. Quello è un letto? Wow, in questo posto hanno dei letti enormi. Wow, che contributo utilissimo. Credo sia la valigia di Matt and Guard, che tiene parecchia roba, anche se doveva fermarsi solo una sera. E dentro ci sono vestiti sufficienti per 3 giorni. Le grandi star sono molto diverse da noi comuni mortali, vero? Sopra la poltrona sembrano esserci dei vestiti da samurai. Quell'abito che sembra la giacca dovrebbe chiamarsi Happy. So che l'hai pensato. Scusami. Qualunque cosa sia, non sarebbe male come souvenir. Ma io ne sarei entusiasta. Sembrano gli avanzi di una cena. Una cena per due. Scommetto che sono i piatti del signor Engard e della signorina Andrews. Hanno mangiato le bistecche con l'osso. Pare che i Global Studios ne vadano. Ah! Mi ricordo. Giustamente. Una spada, ma certo. Sopra la poltrona sembrano esserci vestiti da samurai. Ah, quello... cliccando adesso a sinistra, il dialogo è lo stesso. Uno specchio, no? Questa lancia, questa arma da combattimento, non la vogliamo analizzare? Ci va bene così? No, perfetto, lo lasciamo lì... Cos'è? Più importanti i vestiti per terra. Questo... finestra, porta, niente. E... con un totale finora di 10 lucchetti da fare, andiamo nell'ultima stanza che ci rimane da vedere. Chi è? Mamma mia, lotta! Sono uscito, la spacco! Juan, corrida, mi dica. Stanza di Angelica. Aspetta, fai una foto, gliela mandi per favore. Fai solo una foto. La mando a te. Ok. C'è un nostro amico che ama gli orsi. Bistecche con l'osso, carne di carne. Presto, andate a controllare l'inceneritore, hanno più lucchetti loro che anni perle. È vero. Non so, forse gli piacevano gli orsi. Non lo so, anche a me dà questa impressione. Signor Nick, dove ci troviamo? Siamo nella stanza di Juan Corrida, Perla. Signor Nick, ho paura. Il signor Corrida. La vittima. Quindi questo è anche il luogo del delitto. Beh, Pearl, dai, stai al passo, Forza. Oh, siete voi. Allora, cosa è successo? Parlo del rapitore, è contattato di nuovo? Non ancora. E forse non lo farà finché Matt and Guard non sarà dichiarato innocente. E tu stai bene, amico? Fatti forza. Vabbè, siamo avanti. Non basta che stia bene, Maya. I dialoghi meno. Non ci rimane molto tempo, ma vi aiuterò come posso, amico. Davvero? Ci lascerà anche esaminare la scena del crimine? Quello no! Solo per questa volta. Queste sono circostanze eccezionali, no? Grazie, amico? Mille. Ti dirò anche tutto quello che so. Basta che non lo dici in giro. Vai. Stai siendo grosso. Vabbè, peggio di così, signor Gamshu, scusi. Grazie. No, non c'è di che. Vi darò anche una bella mappa dell'hotel. Ciao, Lerica. È vero, è anche la stanza di... Oddio, Lerica lo associo più al verde che agli orsi. But posso capire. Quanto manchi poco a Lerican per diventare così. Tieni, signorina. Wow, la regalo a me, grazie! Questo hotel è un labirinto, non vorrei mai che vi perdeste. Signor Nick, guardi, ho una mappa! Grandioso, Perla. Allora... capisco cosa il gioco stia tentando di fare. Sta tentando di innestare dentro di me della tenerezza nei confronti di Pearl, bambina innocente che voglio... che forse il gioco vuole che io protegga. Ma ti giuro, ogni volta che ha un dialogo non mi interessa niente di quello che dice. Potrebbe essere un problema. Potrebbe essere una cozza fastidiosa, tanto quanto Flora in Professor Layton, e sta cosa non mi piace. Mamma mia, non mi interessa niente di quello che dice. E non mi fa tenerezza, non mi piace i bambini, i videogiochi. Vi ho
aspetto fuori, eh. Però, signor Nick, non riesco a capire cosa c'è scritto. Allora, ci dica tutto. Hai visto che sorriso bello che aveva? Che carino. Mamma mia, che carino. Qual è stata la causa del decesso? È infatti grande boh, a me proprio non piace. Beh, in realtà il referto dell'autopsia non è ancora disponibile, ma basta dare un'occhiata alla scena del crimine per capirlo, amico. Scena del crimine? Sì, eccone una foto. Un coltello conficcato nel petto. Oh, cacchio. Esatto, amico. Quella è l'arma del delitto. Juan, no! Gli è stato pugnalato. I ragazzi della scientifica stanno controllando le impronte digitali. C'erano impronte digitali sul coltello. Sul coltello. Sì. Sembra proprio che siano quelle di Matt and Gat, amico. Sente male, molto male. Porca miseria. Come faremo a difenderlo? L'hanno incastrato? Come fanno ad esserci le impronte digitali sue? Perché Matt and Gat è stato arrestato? Sai cosa? Il coltello che usava per tagliare la carne con l'osso. Vai. Risolta. Che avevano delle prove contro di lui. Delle prove? Pare che la vittima, Juan Corrida, avesse opposto una tenace resistenza. Ma quanti sono sti orsi? Sì, basta guardare la scena del crimine. Certo, è proprio inquietante. Sono tracce evidenti di una violenta colluttazione. Proprio così, durante la lotta deve aver perso un bottone. Schippati 10 lucchetti, così! Non fan dei bambini, ma per il Mass Protect, dal momento in cui si è fatta 100 km a piedi per andare in tribunale nel secondo caso. Ah già, è vero. Tieni Perla, la foto dell'omicidio. E vai! Matt mi aveva parlato di un bottone. Hanno trovato un bottone del ninja chitarrone nelle pieghe dei suoi hakama. Ma c'è altro. Cosa? Abbiamo anche un testimone, amico. Oh, cacchio! Un testimone? Chi sarebbe? La vecchia signora. Ah. Perché proprio lei? C'ho i segreti. Accusa moltissime prove a disposizione. Vai, dimmi qualcosa, gli buttiamo giù i lucchetti. Forza. Senza contare che il dettaglio della scena del crimine mi sembra un po' fuori posto. Un dettaglio fuori posto? A cosa si riferisce? Ciao. Beh, questo aspetta a te scoprirlo, amico. Allora, sbrighiamoci a trovarlo, signor Nick. Tocca a te scoprirlo. Ma in realtà non ero in vena di escape room. Potevamo fare una vivace conversazione io e te, ma ok. Esamina. Allora, per l'amor di qualcuno mi spiega. Wow, ci sono un sacco di orsacchiotti. Orsi orologio, orsi da collezione, orsi giganti, orsi di plastica. Ho una certa impressione. Ci sono tutti i tipi di orsi possibili, immaginate. Ce ne sono un paio anche nella spazzatura. No, se non andava matto in fin dei conti. Non è nell'UPS! No, la devi leggere. Sarebbe meglio portarli al pronto soccorso. Cazzo, ci mancava? Ci mancava il pagliaccio, no? Che non ci mancava. Ma ci mancava Nan! Pepio! Spupa! Pupa! Pupa! Bellino. Ma tanto avrò un po' di sale sulle gambe, non dovrei aspettare molto. Orsi casa, orsi libri, orsi auto, orsi fogli di giornale, che anche se non mangio. Che scemo! Hai dimenticato orsi viaggi. Guarda quale stupore. In effetti sono del colore che credevo fosse l'Erican. Denzairo! Dovranno portare me al pronto soccorso se ripenso all'ultimo caso. Sì, veramente. Qualche problema, signor Nick? Allora, la valigia. Una valigia. Non so come possa chiudersi con tutte le cose che ci sono dentro. Sono dei vestiti, un phone, un rasoio elettrico, una calcolatrice. Ah, si scrive così, phone? Non lo sapevo. Le valigie delle grandi star sono tutte strappiene come quelle del signor Corrida? Un computer? Ah, che disordine! È una vera maniaca dell'ordine della polizia. Ci sono un sacco di aggeggi elettronici che non ho mai visto in vita mia. Ehi, signor Nick, mi può dire cosa sono? Ok, quello è un orologio. In genere si porta al polso. Non so cos'è un orologio. Ops, per un secondo mi ero dimenticato che
sto parlando con Perla, non con Maya. Quindi c'è... In questo frigorifero c'è davvero di tutto. La bottiglia di succo di carote e quella di succo di pomodoro sono vuote. Vuote? Perché buttarle via fosse troppo faticoso. Tutti i succhi a base di verdure. Immagino che Juan fosse un salutista accanito. Oh, c'è anche una barbabietola del ketchup e della marmellata di fragole. Il rosso fosse il suo colore preferito. Cosa? O si finge il sangue, credo, non lo so. Allora, cosa ha mangiato? Ma se c'era un buffet della Madonna di sotto, ma perché mangia a distanza? Sembra che Juan Corrido abbia cenato qui ieri sera. Pure lui. Questa bottiglia è succo di pomodoro. Ieri sera abbiamo mangiato un sacco al banchetto alla cerimonia di premiazione. Invece le star sono salite sul palco dopo una cena spartana come questa. In effetti. No, la chitarra del chitarrone dov'è? Questa è la custodia di una chitarra. Un po' malconcia, ma ancora utilizzabile. Strano, la chitarra non c'è. Forse l'ha dimenticata a casa. Ma la Mystica Mai ha detto che il ninja chitarrone non si separa mai dalla sua chitarra rosso fiammante. È vero. Oh? Questa custodia è bagnata, ma solo sulla parte superiore. Sì, all'interno non ci sono tracce d'acqua. È acqua, vero? Molto interessante. Molto, molto interessante. Un dettaglio alla Danganronpa. Un po'. Bagnata, ma solo sulla parte superiore. Con la... È estremamente specifica. È vero? Con la foto di due persone fanno... Tipo con la faccia sorpresissima che guardano due. Bello Danganronpa. Quando giochi il 2? Boh. Ah, ok, l'abbiamo già detto. Allora, un orso seduto bene. Ma, dai, almeno non era solo. Una radio? No? Cosa fai, Pepe? Madonna, chissà se mi odia quando lo chiamo così. Cazzo suoi. Un bellissimo calice, contiene del succo di pomodoro. Ma quanto succo? Succo di pomodoro, non mi piace molto. Su quel tavolo laggiù ce n'è una bottiglia piena. Forse viene da lì. Ma non le sembra strano? Cosa? Voglio dire, tutto il resto è sparso sul pavimento. Hai ragione. Il vaso è a terra in frantumi, i cosmetici sono sparsi ovunque. Perché questo calice è l'unico oggetto ancora intatto? Ok, non ho teorie. Inutile che faccio niente di pensare. Voglio un letto, è molto grande, ma è pur sempre un letto. Ah, signor Nick, è così morbido! Deve essere un sogno dormire in un letto enorme. Ho tolto gli orsi, ci si è buttata lei. Hanno unchitarrato il ninja chitarrone. Oh, gasp. Ninja chitarrant. Ok. Quindi, indietro, mostra. Mi spiega questo? Riguardo questo calice. Ah, l'hai notato anche tu, amico. L'intera scena del crimine è un gran caos, ma quel calice è l'unica cosa rimasta intatta. L'ho notato anche lei, Detective Gumshoe. No, a dire il vero è stato il procuratore con calma a notarlo per prima. Cazzo, già arrivato. Già, anche Pearl l'ha notato prima di me. Ehi, un momento. Ma perché c'è sempre lei? Procuratore Von Karma, anche lei è venuta qui. Sì, quando tornerà tu sarai in un mare di guai, amico. Ma? Meglio che te ne vai finché sei ancora in tempo. Una panna vedrò, correrò via come se avessi le ali piene. Cosa sono questi beep, signor Nick? Ho già sentito questo suono prima d'ora. Il procuratore Von Karma. Quando sento quel suono, non so come, lei salta fuori dal nulla e mi frusta. Proprio come è successo l'ultima volta, ora che ci penso. Scusami, ora devo proprio scappare. Ci vediamo, amico. Pupa! Gomito. Ma... Yeah! Che frase del cazzo è? Cosa vuoi? Cosa vuoi, Von Karma? Cosa vuoi? Ma dopo basta. Lasciami stare. Una volta che mi saluti decentemente, come ci incontriamo? A quanto pare ti diverti a storcere informazioni a sciocchi detective incapaci. Dovresti vergognarti! Ehi, non azzardarti a fuggire, sciattone barbalunga. Sciattone barbalunga? Non pensavo che i detective di questa sciocca nazione fossero così sciocchi. Detective, vieni subito qui di corsa.
si stacca. È morto. Almeno ti sei sottoposto alla tua meritata punizione senza protestare. È già qualcosa. Certo, era così terrorizzato che non riusciva neanche a muoversi. Phoenix Knight! Tu hai rovinato la mia carriera, perfetto. Non lo dimenticherò mai. Ma questa volta ho la vittoria in pugno. La vittoria? Ti importa solo questo? C'era. Cosa? Andiamo, sciatone, abbiamo una riunione sui risultati delle indagini. Sì, procuratore. Non finisce qui. Lo giuro sull'onore della mia famiglia. Cosa mi ha lanciato addosso? Cos'è questo? Un biglietto da visita? Beh, penso che ora dovrei tornare al commissariato, amico. Se hai bisogno di me, vieni a trovarmi al dipartimento anticrimine, d'accordo? Senza farti vedere dal procuratore Van Karma, possibilmente. Mi puoi ricordare che cosa ha detto Von Karma di Edgeworth? Che non mi ricordo onestamente. Che... Grazie le onde degli 8 mesi. Il procuratore Edgeworth sceglie la morte. Davvero? No. Sì. Cioè, secondo Von Karma, Edgeworth è morto? Ha detto che è andato via. È sparito, ha lasciato il biglietto. Il procuratore Edgeworth sceglie la morte. Ah, giusto. Che lo considerava come un fratello. E quindi è colpa mia? Per quello ce l'ha con me? No, ce l'ha con te perché hai rovinato la carriera di suo padre. Ricordavo che c'era con me anche per Edgeworth, se non sbaglio. Forse, sì. Che lo vendicherà. Che colpa di Nick se Edgeworth ha fatto la fine che ha fatto, ok. Ma io mi sposterei. Cosa abbiamo scoperto? Niente! Niente. Abbiamo una chitarra. Sì, ma con una chitarra e un calice, che look che teniamo a buttare giù? Dai, collaboriamo, per favore. Sono solo 2, i lucchetti in totale saranno 10. Ciao, Guine! Allora, la manager non mi vuole dire che è successo. La vecchia ha visto qualcosa e Lotta ha fotografato qualcosa? Boh. Allora, facciamo vedere la fotografia a Lotta. Che sarà stata fatta cosa? Macchina fotografica, penso, no? Ok, facciamo vedere la foto. Può divinare una schitarrata e i lucchetti vengono giù. Ehi! Come scritta, perché sembra proprio una teenager. Come stai, Gwyn? Come è andato lo streaming? Mappa dell'hotel, gatewater, controllo. Grande corrida, salone, mappa delle parziali, altri, perfetto, era come l'avevo immaginato. Gli mostro la cosa della chitarra, l'ho già vista. Devo mostrare queste cose a tutti, allora. E poi ti mostro questo. Ciao Gianni Gianni, grazie di 41 mesi di sub. 40 più uno si corre per i 50. Yeah, thank you. Va bene, andiamo dalla manager, allora. No, ho sbagliato. Come il seeker che è molto carino, qualche bug ogni tanto, ma di bello da giocare. Ah, Guine. È vero, è uscito. Sono contenta che sia carino. Anche tu sei arrivato a un certo punto e poi l'hai mollato? Come l'hai pubblicato? Magic Seeker. Sì, lo sto giocando. Allora, questo succo. Niente, non gliene sbatte una minchia. Questa chitarra invece. No, niente. Ma in effetti posso mostrargli a Old Bag, che a lei piace molto Juan, quindi magari è fissata, mi sa dire perché sto tizio è fissato con il succo di pomodoro. Sposta. Salone. Ah, niente, si attiva un'altra scena.
signor Wright, come sta? Ah, signor Powers, è ancora qui da ieri sera? Purtroppo sì. Ci hanno detto che tutte le persone legate al delitto non possono andarsene. Si è lavato, non si è cambiato, sta là. Può parlarmi dello show TV del Samurai di Nickel? Certo. Prego, prego. Samurai di Nickel è un telefilm d'azione rivolto ai più piccoli. Seguito dei Samurai d'acciaio. Capisco. In questa nuova serie ci sono tre fratelli: il Samurai di latta, quello d'alluminio. E Jun Coffee che fai 38 mesi! Mamma mia, meraviglioso in questa serie del Samurai Nickel. Ottima performance, sono contenta che sei venuto a resabare, grazie mille. Ha dormito per terra nel salone, esatto, esatto. E ovviamente il Samurai di Nickel. La trama ruota intorno a un quadrato amoroso. What? Capito. Un momento. Cosa serve un quadrato amoroso? Un triangolo amoroso con una persona in più. Guarda, che domanda stupida. I tre fratelli samurai sono innamorati di Sayo, ragazza che lavora al negozio di te. Gasp. Tre samurai che lottano per la stessa ragazza. Già, che romantico. Bello è che Sayo è la figlia del malvagio leader del clan della fragola. Oh, casa! Sembra una storia complicata. Una specie di Romeo e Giulietta. Per tre. Già. Questi drammi sentimentali riscuotono molto successo tra il pubblico femminile. Sì, parla. E poi come va a finire? Voglio saperlo. La signorina Sayo, lei alla fine si innamora? E di chi si innamora? Che stupidine queste donne. Mamma mia, qui gli piacciono cose proprio frivole. Lo show va in onda ogni domenica alle 8 in punto. La domenica prossima non guarderò più il teatrino per dei bambini. Posso credere che dica sul serio? Invece sì, sono cambiata, ormai basta, è finita. Vabbè, ma spoiler c'è tutta la trama, eh. Allora cosa sa dirci sullo show del Ninja Kid Terror? Ninja Kid Terror. È vero, in origine era solo il remake di un vecchio film d'azione. Come lo show del Samurai, anche quello del Ninja Kid Terror è per i bambini. Non ti so dire perché, non ci assomiglia, ma mi dà le vibes di Gonzalo Powers. Sono... è Gonzalo nella mia testa. Pepe! Io non so se ti sale sulle ginocchia. Perché? Non è... è qua a rompere il problema. Sto scelto. È la storia di un ninja del tutto incapace, che però diventa una popstar. Madonna. No, cosa? Chissà che palle, che logo di merda. Un ninja era una frana, non riusciva nemmeno a scavalcare un muro. Aveva la voce di un usignolo. La sua fedele chitarra rosso fiammante era pronto a infiammare tutto il mondo. Mamma mia. Un ninja con una chitarra rosso fiammante. In uno scontro finale di fronte alla sua amata principessa Miso. Il chitarrone contro i cinque muromanti. Poi il nostro eroe prende un terribile raffreddore prima della terza battaglia. No! Oh, che peccato. Già. Ma queste storie d'amore accompagnate da musica pop fanno furore tra le ragazzine. Ma basta! Sì, parla. E poi come va a finire? Voglio saperlo! Il ninja chitarrone tornerà a cantare! La principessa Misola! Lo show va in onda ogni domenica, alle 8 in punto. Ma che è sto spam? Che trama di merda! Abbastanza. Quale show dovrei guardare? Posso credere che dica sul serio? Oh mio Dio, sono così belli! E poi... allora, Powers, ha dei segreti? La ringrazio per avermi mostrato questo oggetto. Allora, Powers, guarda qua. Non le va di vedere la foto di un morto? Allora, guardi questo sugar pomodoro. Non le va? Non importa, questa chitarra del chitarron. Ehi! Ci siamo, it's a match. La custodia, era di Juan. L'aveva già vista prima. È piuttosto famosa. È una chitarra rosso fiammante e non posso certo inosservata. Una chitarra rosso fiammante, il simbolo del ninja chitarrone. Ma se la chitarra è così importante, perché non l'aveva con sé la premiazione? Buona domanda. Ok, mi sa che tu hai finito le cose da dirci, io ho finito le cose da mostrarti, quindi spostiamoci un attimo nell'altro. Io così parlo con la vecchia. E alla vecchia gli faccio vedere le cose del suo grande idolo. Questa chitarra, ti piace? Non niente a dire delinquenti come te, eh? Come? La prego, qualsiasi cosa potrebbe esserci utile. Beh, se volete vi posso dire il mio numero di scarpe.
niente, davvero. Non le sta per niente simpatico, vero signor... non le sta per niente simpatico, vero signor Nick? A quanto pare. Questo invece mi interessa? No, si è richiuso nell'elmetto. Cosa ha visto un po' troppo avanti. Provo ad andare dalla manager a far vedere il no, io già ho fatti vedere, non mi ricordo. Turudun, turudun, turudun. No, mi sa che non gliene frega niente. Questo invece... Pare che siamo a un blocco. Spostati. O ci fermiamo... Così ci ragioniamo un attimo su, perché comunque abbiamo parlato di un sacco di cose oggi e io devo andare anche a fare altro, purtroppo. Oppure insistiamo e continuiamo. Per ora ammetto che non mi viene in mente niente. A te? Tu hai già delle idee? Beh, sì. Sono ovvie? Abbastanza. Perché? Mi dai un indizio? C'è stato detto di andare in un posto. Da chi? Da... da Gamshu. Ah, dobbiamo andare alla polizia? Credo. Come ci si arriva dalla polizia? Dall'atrio? Sì, effettivamente qua ci sono le porte per andarsene. Andiamo a parlare col... No? Andiamo a parlare con il cliente, forse? Dai. Ah, l'avvocato, cosa ho scoperto, bello? Beh, sto ancora raccogliendo informazioni. Capisco. Comunque, io le ho già detto tutto quello che so. Ah, sì? E invece? Puoi dirmi cosa ho fatto ieri sera? Dopo aver ritirato il premio, sono tornato alla mia stanza per fare una pausa. Avevo un'esibizione da fare, quindi indossavo ancora il costume del samurai Nickel. Ed è rimasto da solo per tutto il tempo? Sì, il manager doveva badare un sacco di cose. Per la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere dopo l'esibizione? Mi stia a sentire, bello, io non ne sono uno di quelle conferenze stampa, ok? Strano, pensavo che il samurai di Nickel dovesse confessare qualcosa. Comunque, non appena sono uscito abbastanza, ho sentito un gran trambusto. Qualcuno era già stato assassinato? Sì, così ha detto il mio manager. Perché senza il suo manager non possa vivere. Subito dopo è arrivato quel detective con l'impermeabile tutto squalcito. Mi ha perquisito e poi, così all'improvviso, mi ha messo le mani ai polsi. Tra lei e la vittima, ma con Rida, che genere di... Tra lui e noi due non c'era proprio niente bello. Con la faccia che si ritrovava, chi poteva mai pensare che avevamo la stessa età? Volevo fare un film sul ninja chitarrone, ma sapevamo tutti che sarebbe stato un fiasco. Alla fine il samurai di Nickel ha avuto la meglio, eh? Già, sta vinto il gran premio per acclamazione popolare. Quindi perché mai avrei dovuto ucciderlo? Avevo vinto io del resto. Io dovrebbe essere io lo sconfitto a uccidere il vincitore. Non è così, bello? Ma questa abbiamo già letto. Sì. Quindi ti faccio vedere il succo di pomodoro? Per salire? E ti prudo il mento! Ti prudo il mento! Ti prude! Guarda qua! Niente. Non è che compro tutto quello che vedo. Ma cosa? Allora guarda qua!
Non compra, non vede, non sente. Guardi qua. Ma è una foto di un morto. Perché dovrei venderla? Ciao Antonio. Guardi la mappa. Guardi il profilo. Vabbè, non sono stato io il citarone. Voglio dire, il somore di Nick è il nuovo eroe degli eroi, non il ninja chitarrone. Che motivo avrei avuto per farlo fuori? È molto triste relazionarsi a una persona entrandoci in competizione. Minchia. Ma questa è la sua manager, lei non ce l'ha detto. Lei è il mio manager, l'hai già conosciuta? Sì. Ne pensa? Madonna tutta un pezzo, eh? Non so proprio come farei senza di lei. Che mamone. Fine? E lei l'ha conosciuta? No. Io chiamo la live. Per va bene così. Ai 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 ai. Abbiamo un nuovo caso fra le mani. Devo essere sincera con voi, farò molta fatica a leggere i dialoghi di Lotte e Old Bag. Perché. Ah. Mi piacciono molto i personaggi come Gumshoe, che sono abbastanza diretti, non si perdono in troppe chiacchiere, ti raccontano quello che ti devono raccontare. Personaggi come Lotta, ciao Massimiliano, personaggi come Lotta e la Old Bag gli hanno scritto una quantità di dialoghi inutili, fatti di offese, di... Ah, qua ci... Cioè sono entrambi proprio... quel tipo di personaggio che hanno così tantissime linee di dialogo che skipperei immediatamente, che sarà molto difficile andare avanti senza voler spaccare il PNG di questi personaggi. Però ci proviamo, siamo alle fasi finali del gioco forse, già dai titolozzi sembrano comunque casi importanti. A molti di voi questo caso è piaciuto, quindi... mi faccio forza, prendo tutte le mie energie che ho e tirerò avanti e darò fiducia a questo gioco e voglio finirlo. Ho paura di vedere al banco dei testimoni, capito? Che sono anche quelle due che mentono di più e fanno quattro controinterrogatori perché ogni volta si ricordano un dettaglio in più e dicono no, cambia... Beh, quello tutti i testimoni in realtà cambiano versione. Però loro in particolare sono così fastidiose, madò, sarà complesso. Però ci sono anche tanti personaggi interessanti, ci sono, c'è Engard, Juan non c'è più, è morto purtroppo, Powers mi sta troppo simpatico, Maya non c'è più, quindi speriamo che Perli sia un assistente all'altezza, e la manager sembra veramente un sacco interessante, molto criptica ma magari in realtà ha un sacco di cose da dirci, vediamo se in quel block notes si nasconde dei segreti. La live deve già terminare purtroppo. Potevamo avere Larry. No, è vero, anche Larry non mi stava molto simpatico. Pappagallo miglior personaggio alla sbarra. Ma anche Sbirrotto Bobby, sinceramente. Purtroppo Larry deve già finire, ma non vi preoccupate perché ci vediamo venerdì con la prima parte del finale di Omori. Venerdì, ragazzi, è bella pesante come cosa. Preparatevi per, in caso, spoiler. Sono arrivato in ritardo, va bene. Gamer Simone, tu la sai come si trova la schedule nel canale, giusto? Se no te lo spiego. Perché la è abbastanza facile tenere sott'occhio i miei orari, per caso, in caso te lo spiego, se vuoi. È qua sotto, è molto facile. Clicca qua sotto programmazione. Prima parte. Sì, credo che Omori sarà troppo lungo da finire in una live sola, però sembra un finale. Venerdì voglio piangere. Anche io voglio piangere. Quest'anno me la scampo, evviva. Comunque, grazie mille della compagnia anche oggi. Fra, credo, spero, qualche settimana mi torneranno tutte le energie per lo streaming. Nel frattempo io tengo duro e vi ringrazio tantissimo per regalarmi sempre tante ore di sanità mentale e di spensieratezza. Ovviamente questi ringraziamenti sono rivolti anche a Emiliano. Grazie della compagnia, grazie delle chiacchiere per live. Grazie per essere edgy come al solito, perfetto. Ti invito a essere con noi mercoledì prossimo, se ti va. Niente, allora non lo avremo, non importa. E noi ci vediamo
Venerdì alle 3, mi raccomando alle 3. Se arrivate in ritardo vi beccate spoiler di Umori e se arrivate in ritardo vi beccate delle mie reazioni perse. Prossima live su questo gioco, Dark Matter. Questo gioco si fa ogni mercoledì, è una serie settimanale, come Umori che è una serie settimanale di venerdì. Detto questo, come al solito, le canzoni più amate di Phoenix Wright in sottofondo. Ti sente? Yes. Grazie mille della compagnia, amici. Ci vediamo venerdì. Passate un buon mercoledì e ci vediamo venerdì. Fate i bravi. Bye bye. Saluta.